Poi abbiamo una casa secondaria, appunto, che è quella lì sul fiume. Ecco, sono anche caduto. Intanto che il grano si sta rompendo, man mano arriverà fino giù. Ma adesso premendo questo tasto qua, vedete che tra un po' ci ritroveremo senza tagli nel video. Eccoci qua. Bene, secondo fail. Comunque un bel equipaggiatore sta venendo nella casa redstone del progetto di Francis Drake, che uscirà a breve, con degli stone, anzi cobblestone slab, messi così. Non così. Se la rompo così non me la ridà, giusto? Esatto. Ciao a tutti ragazzi, io sono Surif e benvenuti in questo nuovo episodio della Surifcraft. Iniziamo volando perché vorrei andare subito alla nostra farm di scheletri che ho fatto nell'episodio scorso, perché mi ero dimenticato di farvi vedere qualcosa che mi ero dimenticato appunto di mostrare. Scusate il gioco di parole, ma adesso ci andiamo subito. E volevo anche ringraziarvi per tutte le visual e i mi piace che ha fatto l'ultimo episodio. Veramente abbiamo raggiunto i numeri incredibili. Adesso andiamo qua giù e vi faccio vedere una cosa nuova che mi ero scordato di farvi vedere la volta scorsa. Innanzitutto non ho fatto modifiche riguardo al sistema che loro mi vedono qua, perché sinceramente non ho avuto tempo, e la farm comunque è funzionante. Inoltre avevo fatto qua un sistema con questa leva qua, che vedete che adesso nel tunnel qua di risalita non c'è niente, ma se noi tiriamo questa leva si aprono qua a destra e a sinistra dei pistoni per farci vedere qua la farm come funziona. Quindi noi stando qua possiamo anche vedere tutto il sistema come sta funzionando, se spawnano giusti o meno, e tutto grazie a questa leva qua, che con un semplice circuitino qua dietro, eccolo qua, qui dietro c'è la leva, va a spegnere queste due torce, quindi fa ritrarre i quattro pistoni, perché sono due sotto e due sopra, eccoli qua, vi vedete, potete vedere adesso, e qua sopra c'è un blocco con sopra una redstone dust, e lo stesso da questa parte. Quindi adesso torno su in qualche modo, così dovrei riuscire, ok, richiudo qui tutto, e qua c'è una redstone dust, così in modo che quella torcia attiva sia questo, che questa redstone dust attiva quello sopra. In questo semplice modo, tirando una leva, apriamo un passaggio segreto ai lati, a destra e a sinistra. Per il resto la farm di scheletri è ancora uguale, e direi di iniziare adesso con il progetto di oggi. Chiudiamo questo passaggio, andiamo su, andiamo a casa, e oggi voglio finire un progetto che ho fatto da tantissimo tempo ma non ho mai finito. Si tratta della casa sul fiume, come avrete letto dal titolo. Casa sul fiume è la casa dalla quale noi scendiamo per il nostro magazzino, per la nostra stanza da letto automatica, tutte queste cose qua. Quindi adesso ci andiamo subito, ok, perfetto, e da questa parte vi faccio vedere la casa che non è mai stata finita. La nostra casa principale è quella lì con tutti i tipi di legno, poi abbiamo una casa secondaria appunto che è quella lì sul fiume. Ecco, sono anche caduto, che purtroppo non ho mai finito. E un mio iscritto che si chiama Davide03 mi ha inviato degli screen molto belli di quella casa modificata, dato che ha scaricato il mondo e l'ha modificata, di questa casa come potrebbe diventare bella con le modifiche che ha fatto lui. Qua c'è un mini zombie che uccidiamo subito intanto, ok. Intanto mi avete scritto nei commenti che anche questo zombie qua, villager, con la tunica marrone, non fa più da villager per la farm, perché è diventato uno zombie villager. Non so come, non so perché, era diventato addirittura un chierico con la tunica viola. Vabbè, di patate e carote ne abbiamo abbastanza, anzi è solo patate, quella di carote funziona ancora, infatti avremo la cesta piena e non ci entra più niente di carote, che di patate appunto non c'è più lo zombie. Dovrò usare anche presto questa farm di grano che non ne ho più, anzi ne approfitto per utilizzarla subito. Tiriamo la leva e tra un po' tutto il grano si romperà, intanto che vi spiego cosa andremo a fare oggi. Quindi intanto che il grano si sta rompendo, man mano arriverà fino a giù tutti questi 10 livelli di grano, vi dico che oggi andremo a modificare e finalmente finire questa casa qua, che non è mai stata completata. È una casa molto bella con degli pilastri che nell'acqua, che sinceramente mi piace molto. Prima non c'era neanche questa entrata qua, l'unica entrata era appunto cadendo con le sugarcane che non sdroppano nell'acqua. Qua c'è un ponte levatoio senza bottoni e senza pressure plate a scomparsa nell'acqua, così qua si entra e c'era questo equipaggiatore automatico che non ha più niente al suo interno, e da qua si poteva scendere tramite la canna da zucchero, perché appunto l'acqua non la fa sdroppare, e arriviamo al nostro magazzino qua davanti in questo punto. Poi per salire c'era questo bottone qua che era il teletrasporto. Adesso vi faccio vedere se funziona ancora, perché qualcuno di voi mi ha scritto anche se funzionava ancora questo teletrasporto. Non l'ho utilizzato spesso perché se ci allontaniamo di troppi chunk poi rientriamo si teletrasporta. Questo qua è un teletrasporto, adesso vi faccio vedere come funziona. Mettiamoci in questo punto qua, così lanciamo una enderpearl e dovrebbe funzionare, vediamo un po'. Sì, l'enderpearl continua a rimbalzare, come vedete non tocca mai terra, e noi sfruttando questa cosa qua con uno sticky piston che continua a farla rimbalzare possiamo andare dovunque vogliamo, e premendo quel semplice tasto che troviamo lì sotto quel pistone si fermerà
e fermandosi ci farà teletrasportare sopra. Infatti era l'unico modo per salire, era questo, non c'erano queste scale qua prima, molto tempo fa, in questo mondo. Ma adesso premendo questo tasto qua vedete che tra un po' ci ritroveremo senza tagli nel video. Eccoci qua, ha fatto cadere l'enderpearl al suolo. Questa cosa è possibile fare anche da casa, infatti questa cosa è veramente molto bella e sono contento che funziona ancora anche nella 1.10, non è stata sistemata. Se volete vedere come si fa vi rimando appunto all'episodio nel quale la costruisco. Sinceramente il numero non mi ricordo, forse il 30 o qualcosa del genere. Adesso andiamo a casa e vi faccio vedere che anche da casa nostra riusciamo a teletrasportarci qui. I teletrasporti ne ho sparsi per il mondo, uno è quello dove c'è la nostra farm di ghiaccio, uno è lì l'albero d'acqua sull'isola degli iscritti e basta, penso di avere questi tre come teletrasporti, tre o quattro. Adesso vediamo qua sotto, qua ci sono i bottoni per i teletrasporti, per il ghiaccio, per la casa redstone che sarebbe quella di casa sul fiume perché c'è tante cose di redstone, questa è per la farm di alberi, anzi no, per l'isola degli iscritti. E da qua ancora sempre con lo stesso metodo, premendo il tasto ci ritroveremo alla casa sul fiume senza tagli nel video. Guardate un po' che tra un po' l'enderpearl atterrerà, appena il segnale arriva fino a quella casa lì dovremmo essere teletrasportati. Ecco, come non detto non funziona, quando si vuole far funzionare qualcosa non funziona mai. Vediamo un po' se c'è qualche problema. Quasi il nostro beacon multicolore che non sta andando, dovrò guardare anche questo, un bel po' di cose rotte. Riproviamo a premere il tasto, sinceramente non ho capito il perché non abbia funzionato. Qua rimettiamo questi blocchi, riprendiamo il tasto, dovrebbe funzionare. Rimettiamo anche questi blocchi qua, vediamo un po' se ci teletrasporta la seconda volta almeno. Bene, secondo fail. A questo punto mi tocca andare a vedere perché non va. Ok, ho capito il motivo, qua manca un pezzo di redstone che non fa funzionare il tutto. Qua siamo alla nostra farm di pecore se non sbaglio, sì, e qui manca un pezzo di redstone che non faceva funzionare il tutto. Lo vado a mettere subito, lo riproviamo. Intanto qua usciamo in questo punto qua, quindi prendo il pezzo di redstone e lo riproviamo perché lo voglio provare assolutamente questa cosa. Ok, rieccoci indietro e vediamo se tutto funziona. Non ho più gli stone blocks, ah, eccoli qua, i chiseled. Perfetto, l'enderpearl dovrebbe ancora essere là, vediamo se funziona. Ok, dovremmo essere perfetto. Funziona, ok, spegniamo il tutto. Volevo solo verificare che funzionasse ancora. Si è fatta intanto notte, quindi mi preparo i materiali che mi servono per questo progetto. Iniziamo subito a smantellare parte di questa casa qua e rifarla molto più bella. Sentiamo tra poco quindi. Dai che ci sono, raccolgo anche il grano, che dovrebbe essere già pronto. A dopo. Ok ragazzi, rieccomi, non ho dormito, ho solo ripiantato tutti i semi, guardate che sono ripiantati tutti, e ho raccolto un po' di materiali che mi serviranno per questa costruzione. Sto andando a prendere un po' di vines che non ne ho, avevo preso delle shears, sì eccole qua, devo prendere delle liane perché lui in questo progetto le ha utilizzate. Non vi faccio vedere gli screen perché vorrei farvi vedere il progetto finito che è molto più bello, quindi prendiamo un po' di vines che non ne ho. Potrei fare anche una farm anche di queste, anche automatica, anzi AFK, cioè che appena ne crescono uno noi ne rompiamo, però per adesso prendiamo queste qua che ci dovrebbero bastare. Vediamo un po' di utilizzarle tutte. Eccole qua, così. Non le ho mai utilizzate nei miei progetti, quindi oggi penso che sia una delle prime volte che le utilizzo per decorazione. Una trentina di vines dovrebbero andare bene. E mi servono anche dei dark oak. Infatti mi sono preso un po' di 1, 2, 3, 4 alberi da fare. Il bone meal non me lo sono preso. Vediamo se qua dentro trovo qualche ossa nel nostro mob grinder. Vediamo un po'. Eccoci qua, ossa, 7 ossa, non mi basteranno, quindi vado a prendere un po' di ossa e farmo un po' di legna, poi possiamo iniziare a avere tutti i materiali per iniziare questo progetto. Ci sentiamo ancora tra poco. Se volete sapere un metodo per farmare velocemente questi alberi è questo qua, piantatene 4, mettetevi al centro, guardate verso l'alto e lanciate un enderpearl, poi bonmilizzate il tutto, quindi atterrerete esattamente sopra e con l'ascia vi sarà più facile rompere l'albero dall'alto. In questo modo si farma questo tipo di legno molto velocemente, quindi ne farmo un po' di stack e ci sentiamo tra poco. Ok, ho farmato un po' di legno, come potete vedere ancora dagli alberi un po' sospesi dalle foglie, e sinceramente mi servivano anche le foglie ora che ci penso di questi dark oak, perché le ho usate per le decorazioni. Vediamo un po', mi sa che non erano però queste qua, infatti queste sono dark oak leaves, vediamo un po' se erano queste, mi sa di no, erano quelle un po' più scure, però adesso vediamo quale utilizzare per queste decorazioni qua. Comunque direi di iniziare dall'ingresso principale. Lui nel progetto iniziale qua aveva messo delle scale qua intorno, ma io dato che non posso metterle perché questa redstone qua in realtà mi serve, anche se rompo questa vedete che questa rimane accesa perché mi serve per il sistema del bud che c'è qua per far sollevare il pistone. Quando passo qua il ponte si solleva e quei due pistoni si attivano, quindi questa modifica sotto non la posso fare. Lui ha usato anche delle sea lantern qua, io le voglio tenere queste lampade qua perché mi fanno capire se il sistema funziona bene o no. Infatti appena ci passo sopra queste qua si spengono per un attimo, il pistone si alza e anche il ponte, quindi si sta facendo di nuovo notte, quindi inizio a fare la modifica di questa cosa qua e così iniziamo almeno da questa parte. Ecco, vedete che adesso sono cadute delle cose qua e si è buggato, infatti queste lampade qua devono stare accese. Funziona lo stesso perché quando passo funziona, però vorrei che queste lampade stiano accese quando, ecco così. Quindi inizio a modificare questa prima parte e ci sentiamo tra poco.
E ok, l'ingresso principale è fatto, con questa struttura un po' più larga sopra e stretta sotto, direi che ci sta molto bene, adesso possiamo passare, il ponte era già attivo, beh, si disattiverà. Noi siamo da questa parte e da questa parte ho dovuto fare piatto perché se mettevo anche le scale qua non riesco più a scendere e salire, quindi qua ho dovuto rompere. Adesso dobbiamo iniziare a fare la parte interna, non volevo attivare il ponte, ok. La parte interna come l'ha fatta? Questa decorazione qua nel suo design non c'è più, però ha fatto altre cose molto belle che vorrei riportare tali e quali. Quindi qua rompo in questo modo qua e anche tutta questa striscia devo romperla. Solo che il mio piccone con Siltouch si sta già distruggendo, ha solo 16 utilizzi e questo vetro sinceramente non vorrei sprecarlo perché devo cambiarlo tutto con dell'altro tipo di vetro. Quindi quasi quasi faccio un salto alla Farm di Enderman, me lo riparo leggermente e poi possiamo ripartire. Intanto direi che possiamo iniziare modificando questa struttura qua. Qui ci ha messo delle scale, se non sbaglio, esatto, in questo modo qua, qua in questo e qua un blocco intero con sopra un item frame, dovrei averlo portato, esatto, e un'armatura ci mettiamo perché questo qua è l'equipaggiatore. Per chi non sapesse come funziona, mettendo degli item dentro a questi dropper qua, anzi dispenser qua, questa pressure plate qui li attiva tutti e quanti, sia quelli sotto che quelli sopra in tutte le direzioni. Quindi ad esempio mi tolgo l'elytra e vado qua dentro e vedete che mi avrà equipaggiato con la gold chestplate che gli avevo messo dentro e quindi questa qua gliela mettiamo qui. Comunque un bel equipaggiatore sta venendo nella casa Redstone del progetto di Francis Drake che uscirà a breve, che è veramente una cosa molto molto bella. Penso che una volta uscita la casa probabilmente lo rifarò anche in questo mondo quel progetto lì, perché veramente mi è piaciuto molto. E anche questa modifica qua da fare con delle fence invece di Dark Oak in questo modo e così, così sembra un po' più bello da vedere. Rimettiamo la pressure plate qua e perfetto, un'altra modifica è fatta. Qui lui non aveva messo le lampade che si vedono da dietro, ma aveva messo dei blocchi in questo punto qui e qui. Adesso voglio vedere come sta, se ci può stare anche senza quello lì, però sta con le cose volanti, direi che non sta molto bene, quindi riprendiamo anche questa lampada. Dietro c'è una redstone torch che riprendo in questo modo, ok, dovrebbe venire a me adesso, eccola qua, riprendiamola se riesco a alimentare pieno veramente. Ok, sono veramente un po' pieno, dovrei fare qua una chest che la facciamo subito, due blocchi, ok. Ok, perfetto. Mettiamo qui una cesta momentanea, mi svuoto di un po' di cose, così possiamo iniziare a lavorare tranquillamente a questo progetto. Ok, lì ho ripreso anche da questa parte, togliamo questa lampada qua, ok, rimettiamo degli oggetti qui, non ho più le slab, ho posato tutto. Andiamo un po' di blocchi che ci servono adesso, slab. Ok, direi di ricoprire tutto con dei blocchi così e anche di qua e anche lì direi a sto punto di metterci dei blocchi interi, perfetto. Adesso lui ha fatto tutto il resto della casa, il contorno, in questo modo qua, con dei chiseled alternati a blocchi normali, quindi blocco normale, chiseled, blocco normale, chiseled e anche la parte qua sotto così e poi ha fatto delle vetrate molto grandi con dei pilastri ogni tanto qua e là, più o meno come è da questa parte, l'ha riportato di qua. Quindi anche di qua dovrò andare ad alternare un blocco di chiseled e un blocco normale e poi possiamo iniziare a fare anche qualche altro dettaglio come con gli item frame dietro alle torce in questo modo con degli stone, anzi cobblestone slab messi così, non così, ma devo puntare l'item frame, ok, in questo modo che danno un dettaglio ancora migliore. Quindi inizio a fare tutte queste cose qua, vado a ripararmi piccolo nella farm di Enderman e ci risentiamo dopo. Ok ragazzi, anche tutti i muri sono finiti e l'unica modifica che ho fatto dal screen che mi aveva inviato è l'aggiunta di questo verde qua, lime, che richiama un po' le sugarcane ed è anche un colore che mi piace sinceramente. E con la Optifine, questa cosa dei vetri che si uniscono, fa diventare questo muro qua, questa vetrata qua, veramente molto molto bella da guardare. Infatti a me piace molto in questo modo qua come si presenta adesso il vetro. Quindi con questa modifica direi che le pareti sono finite, ci manca il soffitto e il pavimento. Adesso prendo i materiali che mi servono per il pavimento, che deve essere
la lana bianca e rossa. Lana rossa non ne ho abbastanza, quindi direi di andare a prendere la nostra farm. Ehi, qua cosa è successo? Si è disattivato, va bene. Ci andiamo lanciando un enderpearl, poi sistemeremo meglio quel ponte elevatoio. Dovrei avere comunque qua tanta lana e anche tanta lana rossa. Andiamoci subito alla nostra farm di lana AFK. Ho solo la lana, non ho la lana rossa, ma non è un problema, ne prendiamo un po', ce la facciamo diventare rossa e poi iniziamo a fare il pavimento. Ok, lana rossa e bianca craftata, c'è anche un uovo, vediamo se siamo fortunati con questo uovo qua. Dentro alla casa, lì, e non è spawnato nessuno. Va bene, andiamoci anche con un ender per adesso e iniziamo a posizionare la lana. Allora, il posizionamento dallo screen che mi ha inviato è fatto in questo modo. Così, e qua se non sbaglio ci sono i pezzi di lana che arrivano fino a questo punto qua, poi è bianca. E qua, altra lana rossa, e anche da questa parte rientrante di uno, se non sbaglio, sì, in questo modo. E qua altra lana rossa, che se non sbaglio non mi basta a questo punto, ce ne vuole un po' di più, pensavo di meno. Comunque arriva fino a questo punto qua con la lana bianca, e poi di qua alla porta ha fatto in questo modo lana qua. Qui ha tolto il letto, l'ha messo in un'altra posizione qua, quindi lo facciamo subito. Prendo l'ascia, ok, altra lana bianca qui che fa d'angolo, e anche da questa parte va dritta fino a lì, e in mezzo tutta lana rossa, lo faccio subito. Ok ragazzi, tutto il tappeto è stato messo e inoltre ho aggiunto anche altri dettagli che aveva messo anche lui, che sono questi vasi qua con dentro del Dark Oak Sapling. Li ho messi anche da questa parte, il letto l'ho spostato da questa parte qua, e ho messo un altro po' di torce con questo stile qua nel light and frame. Adesso cosa manca? Manca il soffitto da fare qui, quindi andiamo a prendere i materiali che servono per questo soffitto, che sono degli slab di questi qua del Dark Oak, e direi di farci subito gli slab. Dove ho la crafting table? Qui, perfetto, ce la mettiamo qui per un attimo. Mi servono degli slab di questo, ne faccio un bel po', ok, ancora un po', mi sa che mi toccherà anche andare a prenderli. E il design del soffitto è fatto in questo modo, quindi iniziamo da qui con degli tronchi messi in questo modo qua in orizzontale a distanza di due l'uno dall'altro, quindi li ha messi qua, anzi tre quasi, qui ci sta un bel tre di distanza, così almeno è centrata questa cosa qua. Poi magari lo rifacciamo da due e due, adesso prendo l'ascia, e poi in mezzo a queste travi qua, diciamo, è stato messo dello slab in questo modo qua. E poi c'è anche una piccola decorazione molto bella sul soffitto, sulle colonne che ci sono create qua sopra, e poi un'aggiunta delle liane e delle lilypad che avevo preso all'inizio. Vi farò vedere tra poco dove vanno piazzate quelle lì. Quindi finisco anche il soffitto e anche il metro di illuminazione che ho utilizzato delle end rod messe in questo modo qua. Adesso vi faccio vedere anche questo, poi lo rifaccio tutto off camera. Su ogni tronco ha messo delle end rod in questo modo qua, e anche da questa parte, così e così. Perfetto, adesso faccio tutto questo lavoro qua off camera. A dopo. Ok ragazzi, un altro po' di progress è stato fatto, ho ricoperto anche tutto il tetto di slab in questo modo qua, perché sennò si vedeva il legno sotto, e sto facendo questo dettaglio qua sul tetto che vi stavo dicendo, il motivo per il quale avevo preso la nether e l'accendino. Allora, ovunque ci sono i pilastri, vi faccio vedere da questa parte, ad esempio qui c'è un pilastro, eccolo qua, ci mettiamo una netherrack con le scale intorno, queste qua sono scale, e ce le mettiamo così, anche da questa parte devo mettere le scale, in questo modo qua, così, con un giro tutto intorno, e poi metteremo anche le scale nella parte inferiore. In qualche modo che vi posso far vedere, ci mettiamo un blocco lì, ok, devo scendere ancora di un po', direi lì va bene, ok, e dobbiamo mettere le scale anche in questo modo qua sotto, così le potremmo fare anche richiudere all'interno, ma poi non sembrano belle da sopra. Ok, in questo modo qua possiamo rompere questi blocchi, tornare su, metto questo blocco qua, così rompo anche questi, ci arrivo, non ci arrivo, quindi facciamo una cosa del genere, così non lasciamo tracce, perfetto. E sto facendo una cosa del genere a tutti i pilastri, quindi anche qua al centro dove ci sono i pilastri qui in questo punto qua, e questo qua da questa parte, dov'è? Allora, dovrebbe essere all'esterno di un blocco rispetto a questo, quindi qua. Poi dovevo anche modificare lì il resto della parete lì sotto che non ho ancora modificato. Quindi qua le scale come in quel punto lì, e poi li andremo ad accendere, sembrerà molto bello come effetto anche da sopra da vedere. Poi non ci resta altro che mettere le liane tutto intorno sotto e aggiungere dei dettagli con le foglie, che tra poco andrò a fare. Intanto metto qua le scale e finisco tutta questa parte qua. Ok ragazzi, la casa è terminata, ho aggiunto quei dettagli lì con le foglie, sia da quella parte sia lì dove c'era il nostro equipaggiatore, quindi alla parte esterna di quello. E direi che anche questo dettaglio qua ci sta bene, anche se lui ha usato un altro tipo di foglie, ma io non ce le ho ancora, o meglio ho i sapling, dovrei solo prenderle. Per adesso ci aggiungo queste foglie qua che non ci stanno male neanche queste. Inoltre tutto il fuoco di notte sarà molto più bello da vedere, adesso che è giorno magari non si nota così tanto la bellezza, ma di notte è veramente molto più bello, e dall'interno direi che è migliorata veramente moltissimo. Adesso non mi resta altro che
rifare questi dettagli qua con i vines e con le lily pad, e poi questo progetto qua è finalmente terminato. Le vines le ha messe lungo tutta questa linea qua, tutto intorno alla casa. Io non ne ho abbastanza, quindi per adesso metterò una sì, una no. Appena ne ho, le metterò anche nei posti in cui mancano. Tutto il perimetro è circondato da queste cose qua, quindi per adesso lo metto nei punti dove ci sta. Me ne avanzano ancora 9, le metto da questa parte, però potrebbe essere che anche così ci possa anche andare bene senza metterne troppe. Magari quello l'ho messo un po' più alta, sì, se la rompo così non me la ridà, giusto? Esatto. E poi ho aggiunto delle lily pad in questi punti qua casualmente. Qua ne ho messe due addirittura, e direi che anche queste ci stanno molto bene. Non ne ho tantissime e non sono farmabili purtroppo le lily pad per adesso, quindi dovrò andare nella palude se me ne serviranno altre, ma per adesso le aggiungo tutte queste qua che ho e direi che ci stanno molto bene anche come decorazione nell'acqua, dato che è un po' vuota qua intorno, e così si crea anche un dettaglio più bello da vedere. Ok, quindi anche le lily pad e le vines sono state messe. Direi che la casa è venuta molto molto bene. Quindi ringrazio ancora Davide03 per avermi inviato questo suo progetto qua e questa miglioria alla mia casa. E direi che con questa magnifica casa adesso alle mie spalle, che finalmente è completa dopo tantissimi episodi che non la finivo, direi che si può concludere qui questo episodio. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate di questo progetto qua e dall'idea di Davide. E come sempre, quindi lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo episodio, o commentate se avete consigli per la serie. Io come sempre sono Suriv. Ciao a tutti!